Siamo tutti sconvolti, era una famiglia per bene, brava gente, abitano nella mia casa perché la mia casa è quella là. Lei è proprietaria, sì, della villa? Sì, sì, sono io e per me erano gente che pagavano, al 2-3 avevo già il mio bonifico, brava gente. Ce l'ho a fianco a casa mia e io ho tanta paura, che io non avevo paura prima. Invece da quando è successo questo fatto qui, dico la verità, ho paura di stare in casa da sola. Ma lei era la vicina di casa? Ci saranno, ma neanche 100 metri. E non ha sentito niente? No, 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 no. Sì, veniva spesso qui tutti i giorni, era un ragazzo normalissimo come tutti gli altri adolescenti. Conosceva anche il ragazzo che l'ha aiutato a compiere il dubbio? Certo, era un suo amico e... erano amici da sempre, ragazzi tranquillissimi che nessuno poteva mai pensare a una cosa così. Lei aveva sentito dei problemi con in famiglia? Assolutamente no, problemi di adolescenti come tutti gli altri ragazzi, ma senza dare segni così gravi. Era qua domenica scorsa, ci ha mangiato il suo pezzo di pizza insieme alla compagnia, un ragazzo tranquillissimo che non... mai al mondo pensavamo che potesse fare una cosa così, insomma, era uno dei più tranquilli della compagnia, quindi ti ho detto, mi sembra strano che potesse aver fatto una cosa così. Era un bravo ragazzo, non aveva problemi con nessuno, lo conoscevo perché giravo anche con gli amici, lui veniva o al campo qui a Ponte Langorino oppure in bar. Un ragazzo gentile, bravo, non aveva mai fatto del male a nessuno. Mi dicevi che conoscevi anche il complice. Sì, lo conoscevo anche lui, un bravo ragazzo. Giravamo sempre insieme, a volte andavo da lui a dormire, così a giocare da lui. Li ha picchiati è un conto, ma pensare a uccidere mamma e papà, un figlio, per me sarebbe da ammazzare anche figlio.